grazie. Diciamo, questo lavoro ovviamente riguarda sempre un discorso attinente alla delaminazione, però in questo caso parliamo di fatiche, in particolare di grandi numeri di cicli in questo caso, quindi una propagazione a fatica vera e propria. L'idea che ci ha spinto ad affrontare questo lavoro è che ci sono sempre più strutture sulle quali viaggiamo, qua non ho spazio per mettere quelle che sono le pale eoliche per la produzione di energia, oppure strutture al di sotto delle quali in qualche modo possiamo finire, come esempi di questa trave con un elemento in composito incollato come nervatura di rinforzo, che devono avere una elevata durabilità e per le quali sarebbe auspicabile avere delle tecniche le più predittive possibili e le più rapide possibili, perché naturalmente stiamo parlando poi di doverle utilizzare dal punto di vista ingegneristico per poter valutare quelli che possono essere fenomeni di debonding e di delaminazione. Quindi in questo senso quello che abbiamo fatto è valutare quelli che sono i principali metodi per simulare la delaminazione e dei bondi lungo percorsi predefiniti, perché in questo caso nel caso dei bondi di giunzione incollati, così come della delaminazione di materiali compositi, il percorso di fatto è generalmente predefinito, e porli a confronto rispetto a quello che è il problema della delaminazione a fatica. Ecco, la VCCT, Virtual Crack Closure Technique, è un metodo ben conosciuto, implementato in molti codici commerciali. Questa tabellina è presa da quello che utilizziamo noi, che è Abacus, che quindi ci lega un attimino magari come formulazione. Mentre quella che è il modello di zona coesiva è anche questo, implementato in molti codici commerciali, però generalmente solo per quella che è la delaminazione quasi statica. Ho cercato in rosso alcuni aspetti, peculiarità che ritengo abbastanza caratteristiche, differenzi in un modo abbastanza caratteristico il modello di zona coesiva dalla VCCT, e che lo rendono il modello di zona coesiva secondo me appetibile per modellare, specialmente appunto nel caso del debonding, della delaminazione particolare in cui non ci sia una ricca già nucleata, quindi virtualmente vergine, e anche in cui appunto ci sia una certa elasticità delle parti unite, che le strutture incollate magari con appunto incollaggi relativamente elastici può essere importante per scoprire la rigidezza della struttura stessa. Ecco, per quanto riguarda la delaminazione a fatica, sempre facendo riferimento ad Abacus, la tecnica di Virtual Crack Closure viene utilizzata semplicemente per calcolare quello che è il... Cos'è? Come si utilizza il laser? Quello sopra. Sai che allora ormai stai. Viene utilizzata per calcolare ovviamente il tasso di rilascio di energia e naturalmente la procedura, poi il diagramma di flusso di come viene applicata, è partendo da una lunghezza del difetto ad un determinato incremento, viene applicato un incremento di almeno un elemento della lunghezza del difetto con valore di delta G attraverso una dinamica del difetto di collegio di pari, si calcola un valore di numero di cicli, l'incremento di numero di cicli, si valuta lungo tutto il fronte qual è l'incremento di cicli minimo e quindi si torna indietro, si calcola un delta A minimo e quindi si determina quello che è il fronte di avanzamento e il numero di cicli correnti. Dopodiché, per quanto riguarda l'applicazione del carico, questa è una feature caratteristica di Abacus, c'è questo algoritmo Direct Cycling che sostanzialmente stima la risposta strutturale stabilizzata su un certo numero di cicli delta N, ed è più che altro utile per quando ci sia una risposta elastoplastica dei componenti che vede
in questo caso un adattamento progressivo del ciclo di risposta, non so, il transitorio appunto nel momento in cui si fa una propagazione del difetto. Mentre per il caso elastico, diciamo, il ciclo di iterazione è relativamente breve. Per quanto riguarda invece la zona coesiva, l'utilizzo della zona coesiva, in questo caso per simulare una delaminazione a fatica, oltre che il comportamento quasi statico, non è, come dire, ancora commercialmente disponibile in Abacus, ma a mia conoscenza non credo neanche in altri software. I problemi che si hanno nel voler utilizzare la zona coesiva per questo tipo di analisi è che non si ha un danno al di sotto di quello che è il valore di soglia delta 0, e che comunque, se anche si supera questo danno, a meno di non definire una evoluzione specifica, si ha la stabilizzazione del danno ciclico lungo quella che è la tendenza che vedete lì tratteggiata. Per cui in qualche modo occorre modellare un danno subcritico, e in questo senso ci sono differenti approcci che prevedono un tipo di danno incrementale, chiamato cycle by cycle, quindi con una necessità di modellare ciclo per ciclo l'evoluzione del danneggiamento, con modelli di tipo incrementale. Modelli di tipo incrementale ovviamente sono più adatti a quelle che sono delle propagazioni lunghe, come è il nostro caso. Allora, in questo caso, come abbiamo formulato il modello di zona coesiva per la fatica? Innanzitutto si basa su una definizione molto classica della continuum damage mechanics, cioè abbiamo un elemento rappresentativo di superficie nel quale c'è un'area danneggiata AD e un'area nominale che chiamiamo AE. E ovviamente AE-AD è quella che è l'area effettiva. Il danno, come definizione, è il rapporto tra AD su AE. Dopodiché, facendo un'operazione di moltiplicazione e divisione per DAD, separiamo i due rami, e in particolare lungo questo ramo del nostro modello abbiamo applicato un'idea che viene da un lavoro di Turon e coautori, dove sostanzialmente prendendo tutti quelli che sono gli elementi comunque che appartengono alla zona di processo, quindi tutta l'area ACZ, l'area della zona di processo, quella in cui il danno è compreso tra 0 e 1, il danno microscopico, o meglio l'irato di incremento del danno microscopico sommato su tutti questi elementi è uguale a quello che è il ratio di avanzamento del difetto, quindi una sorta di spalmatura di questo danno microscopico in termini di generazione di una cricca macroscopica. Dopodiché, per valutare questa sommatoria, alla fine si definisce un danno medio nella zona di processo, e quindi questa sommatoria è uguale a NCZ per il danno medio, il ratio di incremento del medio del danno, e NCZ è il numero di elementi, ovvero punti di integrazione compresi in ACZ. Da questo ramo, semplicemente applicando la derivata di quella formula, abbiamo questa equazione. Quindi da questa relazione, inserendo una semplice legge di Paris, e sfruttando questa, si arriva ad una legge evolutiva del danno che è direttamente legata a quella che è appunto una dinamica evolutiva del difetto, sostanzialmente spalmata su quella che è l'area della zona di processo. E l'abbiamo implementato utilizzando elementi coesivi, l'effetto di evoluzione del danno ha ovviamente degli effetti sulla rigidezza dell'elemento coesivo, definiti mediante la self-defined field di Abacus. Il diagramma di flusso, molto simile peraltro a quello della VCCT, vede l'applicazione di un incremento di danno. Dalla legge evolutiva del difetto e dal calcolo di delta G
il valore di un incremento di numero di cicli, si determina il numero di cicli minimo su quella che è la zona di processo, si ricalcola a ritroso il valore dell'incremento di danno, quindi si aggiorna la distribuzione di danno e il numero di cicli. Ecco, quindi si tratta di scegliere sostanzialmente qual è l'incremento di danno, e lo si può fare ponendo un limite superiore a delta di massimo, ovvero nel caso il danno sia già prossimo all'unità, naturalmente delta di non può essere, può essere al massimo 1 meno il danno corretto. E molto velocemente su questo, siccome non era disponibile il valore di G, quello di integra per quanto riguarda gli elementi coesivi, abbiamo sviluppato all'interno sempre della subroutine il calcolo, in questo caso in due dimensioni è abbastanza semplice, lungo col contorno disposto lungo gli elementi coesivi, questo ovviamente è la componente di modo 1 e questo è la componente di modo 2, e alla fine abbiamo posto a confronto i due metodi su due casi, anche questi tipici, quindi una geometria dato cantilever beam e una lap shear, prendendo per quanto riguarda la zona coesiva quasi statica dei valori di letteratura e la propagazione di difetti, alcuni valori arbitrari per le costanti, che non sono C ed M, sono B e D, è un refuso ovviamente che viene spesso. E naturalmente con due tipi di mesciatura, tenendo un aspect ratio unitario degli elementi, e questi sono parametri ovviamente del direct cyclic consigliati all'interno di manuali di Abaco, si verificati che danno una buona approssimazione del valore calcolato di G incremento per incremento, e un valore di delta di massimo pari a 0,2 che già in precedenti lavori abbiamo valutato come sufficiente per avere una buona approssimazione. Cosa succede dal punto di vista dell'analisi? Anche qua molto recente viene applicato un carico, poi vedete che c'è il distacco, in realtà qua il carico applicato è costante, quindi lo spostamento aumenta in virtù del debonding progressivo. Al tempo di analisi è associato un certo numero di cicli. Qua sotto è la stessa cosa, sostanzialmente qui si vede la rimozione effettuata degli elementi quando il danno raggiunge il valore. Ecco, questi sono i risultati, riporto i valori relativi alla WCCT, relativi alla zona coesiva per quanto riguarda il valore di G nel caso di modo 1, che vedete c'è un'ottima congruenza dei due dei valori di G, adesso non li ho confrontati direttamente, ma le due curve sono riportate sulla stessa scala e con la stessa dimensione, quindi si può vedere abbastanza facilmente che sarebbero quasi sovrapposti. C'è a questo livello di fittezza della mesh una sostanziale indipendenza dalla mesh stessa, e anche i risultati in termini di lunghezza di difetto in funzione del numero di cicli sono abbastanza paragonabili sempre in funzione della mesh, mentre rispetto ai due modelli c'è una leggera differenza in termini di 40-50.000 cicli, che sembra andare a convergenza per valori della mesh piccoli. Ecco, in generale quello che abbiamo trovato, vedete che c'è anche, si può notare, la derivata di questa curva, adesso la mostro per brevità, una leggera differenza nella velocità di propagazione dei difetti, in termini che quei coefficienti che vi ho mostrato qui, che avevamo preso arbitrariamente un D pari a 3 e un C uguale a 0,5, risultano tipo 3,01 e 0,499. Per quanto riguarda una nota, tempo di calcolo tra i due metodi, c'è un ordine di grandezza tra quella che è la WCCT e la zona coesiva a favore della zona coesiva, quindi tempo di calcolo a seconda della mesh ovviamente da 4 a 21 volte inferiore per la zona coesiva, così come formulato. Questi erano i risultati, ho già passato i risultati per il modo 2. In questo caso c'è qualche differenza di più sul G, ma ancora abbastanza poco percettibile, che si riflette però naturalmente, visti i numeri di cicli che vengono eseguiti, in differenze più
grandi, ancorché non ancora eclatanti, in termini di appunto, numero di cicli a rottura. Ecco, in questo caso, al variare della fortezza della mesh non si vede una convergenza dei due risultati, mentre permane la maggiore velocità di calo. Quindi, alla fine, diciamo che per quello che è stata l'analisi condotta finora, una diversa fortezza della discretizzazione non ha influenzato i valori di calcolati di tasso di rilascio di energia e ha dimostrato un effetto non drammatico sul numero di cicli a rottura. Il modello di zona coesiva, diciamo, a parità di tutto, tiene da un numero di cicli inferiore alla UCCD, a parità di lunghezza del difetto, e comunque la velocità di calcolo è sempre notevolmente inferiore rispetto alla UCCD. Ovviamente dobbiamo cercare di investigare quali sono i parametri dell'analisi che permettono di far convergere ulteriormente i risultati. Grazie.